Salmo 48. Udite queste cose, o nazioni, quante voi siete. Porgete le vostre orecchie, tutti voi abitatori della terra. E voi di stirpe oscura, e voi di nobile lignaggio, il povero insieme ed il ricco. La mia bocca parlerà sapienza, e la meditazione del mio spirito parole di prudenza. Terrò intente le orecchie alla parabola, esporrò sul saltero il mio tema. Per qual ragione sarò io timoroso nel cattivo giorno? L'iniquità delle opere mie mi premerà d'ogni parte. Così quelli che si confidano nella loro potenza e si gloriano dell'abbondanza di loro ricchezze. Il fratello non riscatta e un altro uomo riscatterà? Nessuno darà a Dio cosa atta a placarlo, né il prezzo di riscatto per l'anima sua. Dei sarà eternamente nell'afflizione, e tuttavia viverà perpetuamente. Non vedrà egli la morte, mentre ha veduto che muoiono i saggi? L'insensato e lo stolto perirà egualmente, e lasceranno le loro ricchezze ad estranei, e i loro sepolcri saranno le loro case in eterno, e i loro tabernacoli per tutte le generazioni. Diedero essi i loro nomi alle loro terre. E l'uomo posto in nobile condizione non ha avuto discernimento, è stato paragonato ai giumenti senza ragione ed è divenuto simile ad essi. Questo far di costoro è per essi uno scandalo, e quelli che vengono dopo si compiaceranno dei loro dettati. Sono stati messi nell'inferno a gregge, come le pecore. Saranno pascolo della morte. E i giusti al mattino avranno dominio sopra di essi. E dopo la loro gloria ogni soccorso verrà meno per essi nell'inferno. Il Dio però riscatterà l'anima mia dal potere dell'inferno, quando egli mi prenderà. Non ti faccia specie quando un uomo sia diventato ricco e sia cresciuta in gloria la casa di lui. Imperocché morto che sia, non porterà nulla seco e non andrà dietro lui la sua gloria. Imperocché sarà benedetta l'anima di lui mentre egli viverà. Ti loderà quando tu gli avrai fatto del bene. Andrà fin laggiù a trovare la progenie dei padri suoi e non vedrà lume in eterno. L'uomo posto in nobile condizione non ha avuto discernimento. È stato paragonato ai giumenti senza ragione ed è divenuto simile ad essi.